Il più soddisfatto al termine dell'incontro con il governo sul centro storico di Napoli, che si è tenuto questa mattina in prefettura, è il sindaco De Magistris. Il motivo è presto detto. Arriveranno dal Consiglio dei Ministri infatti 90 milioni di euro per restaurare monumenti, recuperare luoghi e avviare progetti nel sociale, in un'area cittadina che spazia da Capodimonte e Scampia fino a Piazza Carlo III. Il prossimo 31 maggio sarà siglato nella sede della prefettura di Napoli il contratto istituzionale di sviluppo tra governo, Regione Campania e Comune, che sbloccherà il finanziamento da parte dell'esecutivo nazionale. Parliamo di interventi che vanno dal restauro di monumenti, chiese, alla riqualificazione, al co-housing, co-working, luoghi per giovani, studentati, aree pedonali, interventi che non si facevano da tanto tempo come lo Scudillo, che vanno a intervenire soprattutto sull'area che va da Capodimonte al Man, andando poi verso i Girolamini, Piazza Carlo III, Piazza Cavour, e quindi anche un allargamento di quello che viene definito il centro storico di Napoli. Al tavolo di questa mattina erano presenti i ministri per il Sud, Barbara Lezzi, e dei beni culturali, Alberto Bonisoli. Queste risorse sono state stanziate anche per altre città, per i centri storici di altre città del Sud. Inoltre per Napoli abbiamo intenzione, e su questo c'è la piena collaborazione anche delle strutture e del sindaco in persona, di implementare il patto per Napoli per la questione della riqualificazione del quartiere Scampia, che vedrà non solo l'abbattimento delle vele per cui si è già impegnato il comune, ma anche una riqualificazione strutturale un po' più decisa e più ampia, e anche l'arrivo dell'Università Federico II con la facoltà di medicina ed altri piccoli e grandi interventi tutti su Scampia. Noi stiamo procedendo a mazze forzate. Vi ricordo che la prima riunione che abbiamo fatto sul centro storico di Napoli è stata il 30 di aprile, oggi è il 15 di marzo, siamo arrivati alla definizione dei progetti, il 31 di marzo noi firmiamo il CIS. Maggio. L'ho detto? Maggio. Sì, non è retrodatato, quindi il 31 di maggio, il 31 di maggio firmeremo il CIS. Questo vuol dire che nel giro di un mese noi siamo riusciti a passare dalla fase teorica alla fase pratica. Stiamo parlando di qualcosa che è successo a Napoli, che è successo nel Mezzogiorno, e questa è la dimostrazione che anche qua le cose, se si vuole, si possono fare.